Addio amici, addio alle mascherine a New York, andiamo a vedere. Amici del mio viaggio a New York si festeggia al Central Park l'addio alle mascherine, come ha detto Biden, se si è vaccinati niente mascherina all'aperto. Ecco qua, ha proprio un senso di libertà vedere che nessuno qui a Central Park ha la mascherina. Mi ero dimenticato la sensazione di stare tra gente in maniera così libera. Parlare, giocare, essere felici. La vita che torna. Gruppi e gruppi di persone, osservate anche qua, che si divertono tutti in compagnia, bevono, si godono la vita. New York torna alla normalità nel giro di poche settimane, ma ormai la mascherina è un lontano ricordo. Gente balla, perché a Central Park si balla, perché la vita ricomincia. Basta terrore, basta paura, ritorniamo a riprenderci la felicità grazie al vaccino. E voilà, tutti quanti, voglio vedere se riesco a trovare una persona, una sola persona che a Central Park in gruppo mette la mascherina. Ecco qua, una l'ho trovata ragazzi, una l'ho trovata. Bello ritornare a vestirsi così per le strade di New York, e voilà amici, continuiamo. Vedete anche quanti bei giochi, giovani ragazzi, ma non solo, che giocano anche a questi giochi affascinanti che amano tanto. Sapete giocare a questi giochi? Vabbè, questo è troppo bello, guardate. Bisogna gettare questo coso e farlo e incastrarlo là. Wow, non ce l'ha fatta. E voilà amici, guardate, si portano anche tutti da bere e distribuiscono l'alcol che sarebbe vietato, ma di fatti non lo è. Anche la musica, perché la musica non può mancare, e tanta tanta felicità al Central Park amici. Anche qua fanno il beer pong, usano questo tavolo per giocare. Ebbene sì amici, manca poco, ma questa vita sta tornando e tornerà la libertà, ritorneremo a essere liberi in tutto il mondo, e la mascherina la butteremo nella spazzatura e l'useremo solo probabilmente agli ospedali, negli ospedali. Però che bello guardarsi nel viso. Ringrazio veramente i vaccini per tutto questo, perché vabbè, in un modo o nell'altro ce ne saremmo usciti comunque, perché francamente sta sempre con la mascherina, è proprio una cosa che non si può vedere. Bene amici, quando vedo queste immagini sono molto felice, spero che questo video vi sia piaciuto. Di solito c'è sempre tantissima gente, anche più di questo, più farà caldo, più newyorkesi verranno al Central Park a godersi la vita, perché questo è il loro backyard, è come se fosse il giardino di tutti i newyorkesi. Mentre fuori New York tutti quanti hanno un giardino dietro casa, i newyorkesi non ce l'hanno perché vivono in appartamenti e vengono tutti al Central Park. È bellissimo, lo dovete vivere.